Queste sono le Nike Invincible Run 3 e oggi lì c'è la partita di calcio. Speriamo che i calciatori stiano utilizzando delle scarpe adatte. Ad ogni modo non potremo fare il video in pista, ma la scarpa di Nike è stata appena lanciata sul mercato italiano. Queste sono le nostre prime impressioni. Secondo me è una scarpa super ammortizzata, la più ammortizzata della casa americana, ma come tutti i podisti amatori sapranno, Nike cambia ogni 2 anni i modelli e in questo caso i cambiamenti di questa Invincible Run 3 sono sostanziali. Ma prima di sentire cosa ne pensa Andrea, come al solito partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 286 grammi nella taglia US 9, aumentata di 3-4 grammi, drop 9, 40 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, come anche evidenziato dal sito Nike, dove di fatto il peso viene indicato su una taglia più importante. Dal mio punto di vista questo Flyknit ha una struttura molto meno a calzino rispetto a quella che ci immaginiamo, però sappiate che la potrete utilizzare per tutta la stagione. Ho letto e visto diverse opinioni di influencer americani sulla calzata, secondo me stesso numero, ma questo chiaramente dipende un po' dal vostro piede e soltanto voi lo potreste determinare. Allora, diciamo che veste forse un attimino più piccola, ma non mi dà problemi lo stesso numero, quindi rimango per lo stesso numero. A livello di tomaia è cambiata e ora stiamo parlando di una tomaia in Flyknit, anche se di fatto questo Flyknit è diverso rispetto a quello standard tradizionale, molto più strecciante. In questo caso stiamo parlando di un tessuto che consente un bloccaggio del piede eccezionale. Secondo l'azienda americana, dal punto di vista della tomaia, questa scarpa è addirittura più traspirante del modello precedente che ho apprezzato, amato durante l'estate scorsa. E la tomaia mi sembra un attimino meno, come dire, flessibile, un pochino più salda al piede, che credo che sia un pro questo. Sì, mi sembra, ti ripeto, un pochino più duro, quasi, non lo so, un po' più tignoso, ecco, ma ripeto, mi sembra che dia una calzata ancora più precisa così. Sono cambiati anche i lacci che rispetto al modello precedente sono diventati piatti e hanno una caratteristica particolare. Sto guardando i lacci, non ci avrei, al primo colpo d'occhio non ci avevo fatto caso, hanno delle scanalature ogni circa centimetro che credo che siano quelle che facciano un po' più da bloccante, quindi interessante, perché stavo pensando che erano i soliti lacetti che si slacciano di Nike, delle vecchie Nike, però con questa piccola feature credo che possa essere una soluzione. Quindi lacci piatti in nylon, ma con queste scanalature qua che eviteranno lo slacciarsi. A livello di linguetta, dal punto di vista estetico, è assolutamente simile, però non è più a soffietto come invece era nel modello precedente. Questa cosa non dovrebbe avere un impatto sulla lacciatura della scarpa stessa, però chi può dirlo? Allora, la linguetta forse è la parte un pochino più simile al vecchio modello, poco meno strutturata rispetto all'altra, diciamo che richiama la nuova tomaia, quindi un pochino meno imbottita, credo anche meno imbottita per dare ancora più stabilità al piede e alla calzata. La struttura degli occhielli anch'essa cambiata, ma non ha di fatto un impatto significativo, anche se secondo me con questo nuovo modello si riesce ad avere un piede più bloccato rispetto al precedente, dove invece c'erano soltanto dei supporti sugli occhielli stessi per garantire una lacciatura precisa. Tra l'altro sarebbe davvero morbido se vi iscrivesse al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni. Saranno copiose, io resto qua a dormire per tutto il pomeriggio. A livello di intersuola non è cambiata, è sempre l'intersuola Premium Zoom X, che è quella che vi consente di correre davvero velocemente. È aumentata l'altezza del suolo, come ho già detto all'inizio, di 1 mm. Potrebbe questa cosa però darvi un'impressione diversa, perché rispetto al modello precedente sembrerebbe addirittura di più. Mi dà l'idea di essere molto più alta, le ho messe una di fianco all'altra, poi non si riesce a capire se è quella specie di conchetta che gli fa in più di schiuma o è realmente schiuma in più. Interessante notare che sulla parte laterale hanno aggiunto un piccolo inserto arancione con su scritto Zoom X. Chiaramente questo è soltanto dal mio punto di vista valido a livello estetico, ma non credo che invece abbia nessun impatto sul comportamento nella corsa. Però se la dovesse utilizzare anche per andare a camminare o per l'aperitivo, questa cosa potrebbe in effetti farvi piacere.
anche a livello del battistrada è cambiato completamente rispetto al modello precedente. I tacchettini molto sottili che erano presenti sono invece diventati un po' più larghi. Ci sono delle parti esposte nell'avampiede e nel tallone. Applaudo questa scelta di design anche perché in questo caso il peso è sicuramente in linea con le aspettative. Allora, il battistrada è molto simile al primo modello, ha dei buchi in più, credo che così guadagnino qualche grammo di peso. Quando si consumeranno i tacchettini, secondo me ci sarà ancora del grip, perché è come se avesse un doppio battistrada. Il primo, che è quel millimetro di tacchettini che avevamo anche sull'altra, e dopo quelle intagliature che vanno anche a far intravedere l'intersuola. A livello di stabilità, questo è sicuramente uno dei pregi fondamentali di questa scarpa rispetto al modello precedente. È stata allargata la base di 3 mm, 4 mm sia nel tallone sia nell'avampiede, di 3 mm nel mesopiede. Questa cosa consente di aumentare il range di utilizzo dei podisti amatori. Chiaramente io non la consiglio per coloro i quali fossero degli iperpronatori, però ovviamente la scelta resta a voi. Subito in calzata mi sono parse molto più stabili rispetto al primo modello e al secondo. Adesso vediamo durante la corsa come saranno. Ma io te l'ho detto prima, secondo me è stabile, tu hai detto di no. O meglio, per i pronatori non va bene, secondo me sì, comunque ha una grossa zona di impatto al terreno, bella ampia, ecco, non grossa, più tutta comunque la stabilità data dalla tomaia e dal collarino, secondo me possono andare bene anche per dei pronatori. Ovvio, magari 100 kg di persona, 8 al chilometro, pronatore severa, magari no, però... Anche il tallone è cambiato completamente ed è molto più simile ad altri modelli che erano stati lanciati negli anni scorsi da Nike. Hanno tolto la parte esterna che a alcuni sembrava fondamentalmente eccessiva. Sappiate che comunque il tallone è ben bloccato e la presenza di un supporto che si estende dal tallone fino al mesopiede consente ulteriormente una stabilità che nei modelli precedenti, secondo alcuni, non era così eccezionale. Guarda, il tallone hanno cambiato un po', il collarino parte quasi dal mesopiede e fa tutta la lunghezza della scarpa, non sale, ma c'è questo pezzo qua di rinforzo comunque. Diciamo che qua c'era, sul vecchio modello c'era il pezzo di plastica che saliva, qua hanno tolto il pezzo di plastica e hanno reso tutta questa zona qua da qui tutta più dura, diciamo, sempre per la stabilità. Tutte queste caratteristiche rendono la scarpa utilizzabile dai podisti amatori di ogni livello, sia dalla persona che volesse iniziare a correre, sia da coloro i quali corressero anche 12 volte a settimana, come ci spiega il buon Andrea. Ma assolutamente sì, si estende perché hanno puntato alla stabilità rispetto agli altri modelli, quindi secondo me un pronatore le può usare tranquillamente e sicuramente qualche atleta di qualche chilo in più le potrà utilizzare. A questo punto credo che possiamo tranquillamente farlo usare a tutti, perché con un'aggiunta ancora di schiuma e di stabilità praticamente diventa la scarpa per tutti. Atleti veloci le possono usare in qualsiasi allenamento, cioè, lunghi o lenti, invece gli atleti un pochino più pesanti, un pochino più lenti davvero la possono far diventare una scarpa all around. Io le utilizzerei per i lunghi maratona, dove i ritmi non sono così folli, li utilizzerei assolutamente in tutti i giorni di allenamento dove devo fare le corse lente, mentre un atleta davvero un pochino più pesante, un pochino più lento, le può usare per qualsiasi allenamento, secondo me, anche perché è davvero una scarpa reattiva, tra i 20 ci corri comunque facile, direi che va bene. C'è sempre il problema di essere un po' ingombrante, ma direi che per la scarpa che è, va più che bene. Poi chiaramente la presenza di schiuma ZoomX su tutta la superficie consente ulteriormente di migliorare la durata di questa scarpa, che dipende anche dal vostro utilizzo e dal peso, però è assolutamente eccezionale. Per me queste durano ancora di più comunque, cioè c'è più schiuma, mi sembrano un pochino più tigne, secondo me dureranno di più. Flessibilità poca, guarda. Praticamente lateralmente non si muove e non si piega neanche, quindi
anche lì la stabilità e la, cioè la flessibilità è poca, ma data dalla tanta stabilità che ha. Sono, ripeto, hanno voluto aumentare leggermente l'ammortizzazione, ma hanno voluto aumentare di tanto la stabilità. Ma in quanto scarpa neutra, secondo me con i plantarini si può usare tranquillamente. Secondo me si può usare tranquillamente una soletta fatta apposta per l'antipronazione. Tanto, ripeto, una scarpa stabile e una scarpa neutra così, direi sempre la solita scarpa che ti fa venire voglia di correre, ti fa venire voglia di rimbalzare. In conclusione, mi sono riappropriato della pista. Dovete sapere che questa scarpa è davvero comoda, morbida e può essere utilizzata da tutti i podisti amatori di tutti i livelli. Non sono veramente convinto, come invece dice Andrea, che possa essere utilizzata anche da pronatori. Meglio le Infinity di sicuro. Ad ogni modo, voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Io torno a casa a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!